Madonna mia, sta a terra ragazzi. Ma quanto è bella Napoli! Amo, sediti un po' più dietro però. Non è che frena benissimo, fa paura. La posizione più strana e scomoda per guidare. Non ce la faccio più. Suoli, siete pronti a vivere questo cosa vuol dire guidare a Napoli con un RS660 estrema in doppio? Come ti senti quando facciamo le curve con questa? Brava, perché è faticosa in doppio, eh. Per chi sta dietro almeno. Ah, mi devo regolare la frizione. C'è la frizione dei neonati. La sto regolando già. L'ha usata Carlotta con la frizione di me. Cioè, nel senso, la frizione che staccava malissimo. Io cerco di frenare col posteriore, così non ti affatichi tu sulle braccia. Perché guarda, se freno con l'anteriore mi scivoli addosso, vedi? Lo sapevo. Per questo sto frenando col posteriore. In modo che così non senti tu. Il peso della frenata. Ok. Una mano sul serbatoio, quella che va più comoda sul serbatoio, e una che stringe tra me e si afferra al tuo braccio. E che non riesci ad appoggiare questa sul tuo braccio qua, no? Scusami, amo, lo so che sono doppio, faccio palestra. Sono un rachitico di merda, amore. Che doppio. Per tutte le zampe con le sportive, Carlotta non mi invidia, sta dicendo. Allora, che bel tramonto qui sopra dal Vesuvio. Ma quanto è bella Napoli! Sto soffrendo dietro, più che altro psicologicamente. E perché vorresti guidare tu? Amore mio, devi imparare. Sta imparando, piano piano. Sicuramente un altro corso in pista ti serve. Ma più che altro perché i primi due che hai fatto li hai fatti con la testa, secondo me, che non guidavi ancora bene. E quindi non hai capito un cazzo. Cioè, nel senso, hai capito, però sei uscita da lì e ti sei dimenticata. Amo, per quanto può essere piccola la pit bike, è la stessa cosa come sul... No, io mi appoggio sulla pit bike, non è che ti serve tutto. Tutto, amo, tutto quello che appendi sulla pit bike ti serve anche sull'MSX. Anzi, quanto più mi aiuta a dire, l'MSX è uguale alla pit bike, quindi è molto molto simile. Sei convinta tu che non puoi fare le cose che fai con la pit bike, ma è la stessa moto. Sicuramente in curva magari è un po' più morbida, però ciò non ti comporta nulla di problematico. Comunque adesso sta diventando stancante. Sto caricato tutto davanti con le braccia, un po' fa male, eh. Cioè, un po' nei polsi mi sto stancando. Sei altissima! Purissima, levissima. Che bella curva, questa pure è bella. Piccola, però se vedi che col corpo sto uscendo, se non lo levi il braccio io non posso uscire, quella è la cosa. Non è che frena benissimo, fa paura. San Brembo, ti salva sempre San Brembo. Madonna mia. Amo, sediti un po' più dietro però. Mi fa male tutto ragazzi, non ce la faccio più. Abbiamo fatto solo il Vesuvio in doppio, mamma mia. Immagino veramente chi si fa i lunghi viaggi. A few moments later. Ah, si firma a 4,98. Ma che cazzo sta succedendo? Uno che è passato in macchina tutto urlando come un forsennato. La pompa di benzina che si è fermata a 4,98. Il multiverso esiste, amore. Ci sono delle connessioni astrali che in questo momento stanno facendo succedere tutte cose incredibili. Ora mo con 5 euro troviamo il pieno, aspetta. Ma vattene a fanculo! Con 5 euro il pieno, figurati. Ui, amo. No, non ti sei mosso proprio. Hai abbassato la moto di qua. Hai alzato il peso, hai tolto il peso di qua, l'hai fatto di là. La moto ha fatto di là direttamente così. Guarda, fai peso di là col piede. Guarda dove va, guarda. La comandi tu? Ma questo è lo stesso ragionamento che ti ho fatto sulle tue pedane quando guidi. Se fai così con le pedane, le comandi lo stesso bene. E la moto entra da sola in curva. C'hai lo zaino che non si chiude con le clip. Perché non me lo dai un attimo a me?
La posizione più strana e scomoda per guidare, con lo zaino, con Carlotta abbracciato dietro. Curve veramente, cioè la corsia tua c'hai, no? Perché devi invadere la mia? Madonna mia, sta a terra ragazzi, ogni dislivello che acchiappi sbanda, ma sta incollata a terra. E sto seduto anche scomodissimo, perché sono in doppio e c'ho io lo zaino, quindi Carlotta mi sta abbracciando, ma tra di noi c'è lo zaino, io sto tutto caricato in avanti, non ho bisogno nemmeno delle mani, posso guidare con le spalle talmente che sono in avanti. E lo stesso, riesci a buttarla giù, una bellezza, senza faticare minimamente ragazzi. Madonna mia, ma quanto va giù bene! La carenata è fatta per le curve, amore. Mo con tutto che ho lo zaino dietro scomodo e non ho la giusta posizione, sai, per chiudere il gomito. Hai visto com'è andata bene in curva? Un amore! Da solo è molto più comoda. Ma come? Con tutto il TCS staccato? E allora c'è sempre un minimo. Devo mettere completamente off. Che bello veramente, però, riprendere la moto dopo l'incidente, sentire di nuovo liberi, autonomi. Ui, guarda come sfrecciano in mezzo alla strada con i monopattini, che tra poco ci vuole l'assicurazione, tra poco ci vuole targhe assicurazione sui monopattini. Oh, però devo dire la verità, il traction non è per nulla invasivo, Anzi, quando taglia, ti taglia bene e non lo senti sul corpo. Come l'ultima 09, vabbè, la prima 09 ragazzi aveva un traction che era indecente. Poi ve lo faccio vedere meglio qui, magari che attacca ancora di più perché è molto liscia. Vediamo di affondare. Guardate. Qui è stato un po' fastidioso, devo dire la verità. Però non mi ha mai spinto, staccato di scatto, e ho accelerato di nuovo di scatto, e avevo tutto a manetta, Quindi non è invasivo. Dovrei mettermi su individual e spegnere il TCS perché sta a 1. Madonna mia, ma questo scarico SC quanto canta. Incidente in live, giustamente, perché le frecce non le usate. Finché non userete le frecce succederà sempre ciò. Mado, una lama. Oh, quanto stavo giù, ragazzi. Madonna mia ragazzi, mantiene la strada una bellezza. Bel giocattolino, Franci. RS660 estrema, un po' di carbonio, scarico SC in carbonio, buonasera. Sì, questa mai uscita, wow, 2024. Questa è la collezione nuova, proprio pure la colorazione.